Corigliano Rossano, dibattito sulla ZES, zona economica speciale. Ieri presso Azicor, l'associazione zone industriali di Corigliano, un incontro sulle novità principali della ZES, che sarà pari a 2.467 ettari e comprenderà sotto l'egida di Gioia Tauro anche il porto di Corigliano. Dopo i saluti del presidente Azicor Claudio Malavolta, sono seguiti gli interventi dell'assessore regionale attività produttive Francesco Russo, del dirigente di ricerca Svimez Delio Miotti, del commissario Corap Rosaria Guzzo, presenti numerosi rappresentanti istituzionali e politici. I lavori sono stati conclusi dal presidente della regione Calabria, Mario Liberio. La ZES si aspettava da decenni, è stata sempre auspicata, ci sono stati espressi impegni nelle campagne elettorali, è un obiettivo mai realizzato e atteso. Noi siamo riusciti, grazie a un lavoro che abbiamo fatto anche interloquendo con la Commissione europea, per impostare una proposta che fosse recepita in coerenza con i regolamenti comunitari. Significa avere agevolazioni fiscali, incentivi, soprattutto avere procedure semplificate, significa appunto poter accedere a strumenti che consentano di agevolare gli investimenti. Le ZES sono state sperimentate nella parte dell'est Europa, la parte est dell'Europa, i paesi di provenienza dell'est appunto nell'Unione Europea, e la dimensione 400-600 ettari, la dimensione di una ZES. Noi abbiamo lavorato di concerto soprattutto con la Campania, con altre regioni del sud, perché si affermassero diversi parametri, si tenesse conto della estensione delle regioni beneficiarie, e abbiamo realizzato per la Calabria una superficie di 2.460 ettari.